Questa sera al nostro Caffè Novecento approfondiamo alcune tematiche legate all'illuminotecnica e in particolare all'illuminazione a LED per il settore contract. Con Stealth Light, un'azienda brianzola di Desio per la precisione, è tornato a trovarci Luca Brambilla. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera Matteo. Business manager appunto di questa azienda Stealth Light, che è stata fondata e festeggia addirittura quest'anno proprio i 10 anni di attività, quindi un bel traguardo. Ed era nata da un'esperienza comune di alcune persone. Sì, esattamente. È nata da pochissime persone 10 anni fa, come giustamente hai ricordato tu. Erano appunto fine 2008 quando queste 4-5 persone si sono messe insieme da background completamente differenti, guidate da un unico titolare, e grazie appunto a questi background completamente differenti si sono proiettati all'industria dell'illuminazione LED con ottimi risultati fino ad ora. Si può dire che è nata poi dalla lungimiranza di un imprenditore che ha raccolto intorno a sé questo allora, diciamo, manipolo in senso buono di coraggiosi imprenditori. Sì, esattamente. Il fondatore ha avuto la lungimiranza nel pieno della crisi di vedere questo nuovo mercato che poteva negli anni successivi diventare un mercato in forte espansione, appunto quello dell'illuminazione a LED. Quindi, appunto, come dicevi giustamente tu, da background completamente differenti, l'imprenditore, in questo caso appunto Vittorio Brambilla, ha riunito queste persone per costruire un'industria nell'illuminazione del LED. All'inizio l'azienda era nata come terzista di grosse aziende nel campo già esistente dell'illuminazione di vecchia generazione. Quindi questi grossi colossi conosciuti a livello mondiale erano un'industria, una macchina troppo importante, troppo lenta per proiettarsi sin da subito nell'illuminazione a LED. E quindi all'inizio si sono servite di aziende come poteva essere la nostra da usarli come terzisti. Quindi aziende molto più dinamiche, giovani, proiettate verso il futuro e anche con un know-how in materia di illuminazione LED, che ricordiamo è completamente una tecnologia diversa a quella che potevano essere le lampadine, l'illuminazione di vecchia generazione. In 10 anni l'azienda è cresciuta tanto, addirittura oggi siete arrivati a 40 persone, eppure è rimasta quello spirito dei primi tempi di un gruppo comunque di amici quasi, si può dire, familiare. Sì, esattamente, in questi 10 anni l'azienda è cresciuta tanto. Dalle 4-5 persone ormai siamo molto più vicini alle 40 dipendenti ormai. Quindi nel corso degli anni ha anche mutato pelle, cambiato mercato, perché non siamo più l'azienda che faceva da terzista a grossi colossi dell'illuminazione. Ma ora siamo diventati un'azienda appunto più nel contract illuminotecnico, senza però perdere all'interno questo clima di familiarità, questo clima che viene trasmesso proprio dalla proprietà, dal titolare, che lavora ancora in azienda, è sempre in prima persona, sia in progettazione che nella produzione. E l'azienda appunto ha mantenuto questo clima di familiarità, tanto che 2 o 3 volte all'anno si va tutti insieme a fare delle grigliate all'interno dello spazio aziendale. Ci sono delle stanze, degli spazi dedicati proprio al gioco, come potrebbe essere ping pong, calcio balilla, questo appunto per creare un clima aziendale, un clima ancora più forte, e quindi anche i dipendenti, tutte le persone che devono collaborare con noi devono essere contente, diciamo, di venire al Certo, lavoro coinvolte anche. coinvolte. Questo know-how, venendo al presente adesso, sempre in materia di qualità, naturalmente ha iniziato ad attirare anche delle realtà che si appoggiano a voi come partner. Sì, esattamente. Come correttamente hai detto e come stavo appunto dicendo prima brevemente, l'azienda non svolge più quel ruolo di terzista nei confronti di altre aziende, ma ora siamo collaboratori, partner di grosse aziende nel campo del contract. Quindi queste grosse aziende che si sono anche loro buttate negli anni nel contract, quindi hospitality, diciamo hotel, ristoranti, piuttosto che arredamento di interni, retail,
all'interno della loro produzione hanno bisogno di un partner forte con un know-how decennale nel campo dell'illuminazione a LED, perché loro, ricordiamo, svolgono completamente un altro lavoro e hanno bisogno di un partner di fiducia che li accompagni nella scelta dei prodotti e anche poi che riesca realmente a fornire di questi prodotti a LED. E queste grosse aziende si sono rivolte a noi e tuttora le stiamo servendo a livello mondiale. Avete un ruolo di partnership, questo lo abbiamo capito, perché voi offrite più che un catalogo, proprio un servizio di progettazione, di ideazione, quindi vi mettete con loro a comprendere le loro esigenze e a metterle poi, a trasformarle in realtà. Corretto, noi abbiamo un catalogo ma non è la nostra arma vincente. La nostra arma vincente è seguire il nostro cliente, il nostro partner, sin dalle prime fasi dello sviluppo del progetto. Quindi il nostro partner arriva da noi in azienda con uno spazio da illuminare, con un intero hotel, un intero ristorante, la planimetria, la semplice planimetria, e si affida a noi per illuminare appunto questo spazio, e noi lo seguiamo sin dalle prime fasi di progettazione fino alla produzione e alla fornitura di tutti i corpi illuminanti, che è la nostra arma vincente, in quanto abbiamo anche tutta la produzione in Italia, quindi noi spingiamo molto il Made in Italy, che viene apprezzato all'estero. Infatti queste grandi catene del lusso, della moda, gioiellerie, hanno i nostri prodotti in tutte le loro vetrine a livello mondiale. Quindi noi, grazie anche a un completo controllo della filiera produttiva, dalle lampade lineari, strip LED che assembliamo in Italia, ovviamente con Dio di importazione, però abbiamo il completo controllo sulla filiera produttiva, sia del lineare che la farettistica, e abbiamo anche una divisione che si occupa esclusivamente di pannelli backlight, che nel settore della moda e nel lusso sono molto apprezzati, in quanto si riesce a garantire un'omogeneità luminosa anche in veramente poco spazio, poco spessore. Noi garantiamo l'omogeneità luminosa in questa nostra divisione, sempre interna all'azienda. Avete servito tanti tanti grandi nomi a livello nazionale e internazionale, e li servite tuttora. Ti ricordi di qualche progetto particolarmente stravagante, magari qualche richiesta un po' eclettica che vi è stata fatta negli anni? Sicuramente queste richieste vengono dal campo della moda, perché loro si spingono sempre al limite, non solo a livello della loro produzione, quindi capi di abbigliamento, gioielleria, ma anche in tutta la scenografia. Quindi noi abbiamo illuminato passerelle di stilisti italiani, appunto importanti a livello mondiale, oppure scenografie di studi televisivi, come può essere questo. Noi con uno studio illuminotecnico riusciamo anche a garantire l'ottima illuminazione di uno studio televisivo, piuttosto che, come dicevi tu giustamente, le richieste più particolari avvengono dal campo della moda, passerelle, questi flagship store. Queste, diciamo, sono le personalità che si spingono più al limite sotto tutti i campi, anche in quello dell'illuminazione, e con noi hanno vita, diciamo, più agevole, in quanto abbiamo anche un know-how in termini di elettronica. Noi non forniamo soltanto uno studio illuminotecnico, un prodotto, un qualcosa che si illumina. All'interno, alle spalle, c'è anche tutto uno studio di elettronica che viene svolto sempre all'interno delle nostre fila. Noi abbiamo là i designer, ingegneri, oppure ingegneri elettronici, sia meccanici che elettronici, e architetti, che svolgono appunto tutte queste mansioni all'interno dell'azienda per poi uscire, per poi fornire, certo, al nostro cliente finale un prodotto ad hoc. Parlando di quelli che sono i progetti per i prossimi anni, volete continuare a espandervi all'estero, come questo trend che avete preso negli ultimi tempi? Sì, penso che questa sia proprio la via da seguire, in quanto i nostri prodotti sono già presenti a livello mondiale, però la maggior parte di essi non sono venduti direttamente, ma sono venduti ad altre realtà italiane conosciute a livello globale, che usano i nostri prodotti nei loro negozi, nelle loro vetrine, appunto in tutto il mondo. Però io mi sto occupando in prima persona di seguire direttamente quelli che possono essere dei mercati al di fuori dell'Italia, quindi in primis mercato europeo, però mi sto concentrando molto anche sul Middle East, che, in quanto il nostro prodotto Made in Italy, da sempre è stato molto apprezzato in quelle zone.
Grazie allora Luca Brambilla per essere stato con noi, business manager di Stealthlight. Grazie a voi, buona serata. Grazie davvero. Quindi avete visto quanto la tecnologia in un settore, quello dei LED, che è cresciuto davvero esponenzialmente, sia ben rappresentata da un Made in Italy e anzi viene molto apprezzata come tanti altri settori portabandiera, diciamo così, del nostro paese. Queste partnership importanti e prestigiose a livello internazionale sono un fiore all'occhiello anche dei prossimi amici che vengono a prendere un caffè con noi qui al Caffè 900. Al nostro Caffè 900 stasera torna la storia di un'azienda che abbiamo già avuto piacere di incontrare nell'occasione di Pole Position, e mi riferisco a una realtà leader nel settore della grafica applicata al packaging di Aven di Mogliano Veneto. Siamo con la dottoressa Ira Nicoletti. Buonasera. Grazie dottoressa grazie Nicoletti. Grazie per l'invito. Amministratore, responsabile della qualità, ricerca e sviluppo appunto di Aven. Questa azienda, dottoressa Nicoletti, è una piccola media impresa artigiana del territorio appunto di Treviso, che opera nel settore delle arti grafiche, che ha una storia nata nel 1980. Sì, è un'azienda che nasce nel 1980, voluta da Nicoletti Giuliano, tecnico del settore, e inizialmente era una società da due persone, una della Lombardia e una dal Veneto, da cui il nome di Aven. E sin dall'inizio fonda i suoi principi sull'orientamento al cliente, sulla conoscenza e sull'esperienza del settore come fattori certi per poter emergere. Certo. L'azienda poi viene proiettata sin da subito oltre i confini locali e per poter servire importanti aziende del settore, anche multinazionali. Bene, parliamo di prodotto. Realizzate soluzioni per il packaging per davvero tanti settori. Sì, l'azienda è stata strutturata per poter offrire un servizio completo ai nostri clienti, che sono gli utilizzatori dell'imballaggio, certo, e gli stampatori. Questo è anche un tratto distintivo rispetto ai nostri competitors, perché oltre al cliché di stampa, la matrice taglio, riusciamo ad offrire un buon servizio grafico di progettazione e elaborazione tecnica che rende accattivante l'immagine sul packaging, lo studio di nuove forme di imballo sul packaging rigido e corredato poi dalla matrice taglio che è la fustella e anche un sistema importante di digital automation che permette al cliente e all'azienda di reperire il dato, le informazioni, gli stati della produzione just in time. Calcoli che la nostra commessa si esaurisce in circa 3 giorni e pertanto questa è una fondamentale risorsa. C'è un esempio classico che è quello del supermercato, giusto? Nel supermercato le è capitato sicuramente di essere invaso da 1000 colori, 1000 pacchetti, offerte. Ecco, però lei viene colpito da un prodotto in particolare. Chi vende questo prodotto, per ottenere la sua sensazione, deve iniziare un ciclo di operazioni, certo, che coinvolgono dei grafici, una grafica accattivante, una produzione di stampi, di cliché, okay, che la renderanno stampabile, e uno stampatore su scala industriale che poi è un convertitore che renderà, certo, possibile anche la produzione anche la forma, del packaging, anche la forma. Proprio, no? Ecco. Un'altra specializzazione per voi è la flessografia. Sì, proprio il nostro settore, la stampa è la flessografia, un tipo di stampa che in questi ultimi 10 anni ha avuto una crescita qualitativa e di sviluppo importante, pur rimanendo accattivante da un punto di vista economico per stampatori e print buyer. Bene, un po' adesso quelle che sono le differenze con i vostri competitor, si può dire che Aven sia un partner in grado di supportare il cliente in tutto il processo.
Siamo un partner che attraverso la nostra esperienza, la professionalità dei nostri dipendenti, una buona organizzazione anche dei ruoli in azienda, punta a fornire un servizio personalizzato al nostro cliente e soprattutto orientato a una velocità di risposta e alla sicurezza del dato. C'è anche una diversificazione e personalizzazione proprio dei servizi. Sì, questa è stata resa disponibile anche da un'importante trasformazione aziendale che ha scelto la digitalizzazione per poter ampliare una gamba di servizi ed anche favorire quella che è una semplificazione dei processi, lavorando sempre sicuri del risultato, perché i nostri valori su cui contiamo sono il know-how, la solidità e la concretezza. Qual Noi è la vostra filosofia aziendale? siamo un'azienda, una piccola media impresa con mentalità tecnico-industriale, contiamo sul controllo di gestione, la pianificazione delle attività, dei rischi e la misurazione dei risultati. È fondamentale per noi il lavoro in team e il raggiungimento del miglioramento costante. Il nostro positivo è il benessere che possiamo dare sia al nostro cliente, ma anche alla nostra azienda, ai nostri A collaboratori, personale anche. i nostri fornitori. Parlando di marketing, di strategie di marketing che avete utilizzato, qual è quella che vi ha dato più soddisfazione e più successo? Strategia di marketing sicuramente è la flessibilità. Flessibilità con cui siamo in grado di affrontare le sfide del mercato e poter accompagnare il cliente nelle nuove esigenze, le nuove proprio Sfide, eh? Avete sfide che investito viviamo con anche lui. in E macchinari, giusto? In nuovi macchinari, nuove tecnologie. sicuramente l'azienda è improntata sull'innovazione tecnologica costante perché ritiene fondamentale il valore aggiunto che si può avere contando su una industrializzazione del prodotto, pur mantenendo un know-how artigianale. È molto importante questo È molto aspetto per voi. importante. Parlando di futuro, dottoressa Nicoletti, un futuro che giustamente per chi investe in tecnologia deve essere sicuramente programmato. Ma sicuramente il consolidamento del nostro mercato. L'innovazione e il miglioramento continuo dell'organizzazione a servizio del cliente, dei collaboratori, la sicurezza nell'azienda, nel lavoro e rispetto per l'ambiente, ma soprattutto iniziative che confermino l'azienda come oggi un player di riferimento nel nostro settore. Certo, quindi un consolidamento poi delle quote È di una costante mercato. crescita, siamo in Certo, evoluzione. avete vinto anche un premio, tra l'altro, avete vinto un premio e avete aiutato un cliente a vincere un premio. Ma negli anni, nonostante comunque azienda piccola, nonostante siamo molto orientati all'organizzazione, siamo certificati, quindi i nostri processi sono regolati, sono ISO. controllati ISO. E partecipiamo a tutte quelle che sono le associazioni di settore per poter fare ricerca, sviluppo. Questo ci ha portato da un know-how e anche la possibilità, come dicevo, di scindere delle cooperazioni con il nostro cliente, che ci hanno permesso di raggiungere riconoscimenti internazionali da enti e anche la vittoria di un premio nazionale. Si chiama Best in Flex, di aver potuto accompagnare il nostro cliente al terzo posto del Diamond Awards europeo. Bene, grazie allora alla dottoressa Ira Nicoletti, grazie per essere stata con noi Grazie e a voi. complimenti, amministratore di Diaven, questa azienda che appunto aiuta da una parte i consumatori a scegliere il prodotto giusto, dall'altra naturalmente aiuta le aziende a raggiungere questi ultimi proprio con delle grafiche accattivanti, con un qualcosa che colpisca la loro immaginazione. Questa cura del dettaglio e dell'estetica, è una caratteristica, si può dire decisamente, anche per i prossimi amici qui nel nostro Caffè Novecento.